Ciao Tribù, sono Cecilia Sardeu, autrice del libro Insicure di successo, già prenotabile online dal link che trovate qui sotto e disponibile in libreria a partire dal 24 di settembre 2019. A proposito di insicurezze, la realizzazione di un sogno può dipendere da un sacco di fattori, però sembra ci sia un aspetto che accomuna tutte, dico tutte, le persone di successo, inteso come la realizzazione del proprio sogno, qualunque esso sia. È qualcosa che è stato definito da Carol Dweck con il termine growth mindset, ossia mentalità dinamica. Le persone che coltivano questa mentalità sono convinte che intelligenza e capacità possano essere coltivate e acquisite nel tempo attraverso un impegno costante in quasi ogni campo. L'opposto di questa mentalità è la mentalità fissa, quella di chi è convinto che non si può cambiare, punto e basta. Personalmente oscillo fra una e l'altra a seconda delle circostanze e credo di non essere la sola. Prima ci rendiamo conto di questo continuo passaggio da un mindset fisso a un mindset dinamico, meglio è per noi. Infatti, se un mindset dinamico non offre alcuna garanzia di successo, perché di garanzie non ce ne sono mai, una mentalità fissa garantisce un fallimento assicurato. E il motivo è molto semplice. Quando abbiamo un mindset fisso, rinunciamo in partenza convinti che sia tutto inutile e immutabile, nonostante tutti i nostri sforzi per migliorare. Al contrario, quando abbracciamo un mindset dinamico, diventa un pochino più facile imparare dai nostri errori, riconoscendo che in fin dei conti sono una componente importante e preziosa del nostro viaggio. Il risultato? Abbiamo meno paura di uscire dalla nostra zona di comfort, in quanto non ci identifichiamo con eventuali fallimenti o scivoloni di percorso, ma con il coraggio di rialzarci e provare di nuovo. Mi piace chiamare questo modo di vivere perpetuo stato beta, oppure beta permanente. Un po' come vive un'applicazione nel nostro telefono che continua ad aggiornarsi periodicamente e ogni versione è assolutamente essenziale a quella successiva. Ora immagina cosa succederebbe se per una volta soltanto, riuscissimo ad applicare questo stato beta permanente alla nostra vita quotidiana. Quanto sarebbe più semplice superare la paura di provare qualcosa di nuovo fregandocene del giudizio degli altri se non dovesse andare bene? Basterebbe un "bah, sono in beta, la prossima versione andrà meglio". Per anni mi sono convinta di non essere tagliata per questo mondo digitale. Ero troppo timida, troppo poco tecnologica, per nulla amante di numeri e statistiche. Come competere con chi sembrava fosse nato con lo spirito imprenditoriale necessario a gestire con successo un'attività? Per me qualunque ostacolo sarebbe stato insormontabile. Ora, se mi fossi ancorata come una cozza allo scoglio immutabile del "non sono tagliata per fare questa cosa, non ce la posso fare", probabilmente non avrei mai cominciato. Ma piano piano e osservando diverse persone che stavano già percorrendo questo viaggio, ho capito che non ero la sola ad affrontare le sfide che mi trovavo di fronte e che quegli ostacoli erano esattamente quello che mi serviva per sviluppare le abilità che mi mancavano. Certo, non sarei riuscita ad eccellere in tutto, ma almeno non avrei permesso alle mie paure di decidere al posto mio. Ora, da qui a dire che non mi lascio più scoraggiare dalle difficoltà, ce ne passa, magari. Ma almeno ora so che se anche qualcosa non mi riesce, non vuol dire che sono difettosa, negata o limitata. Solo che magari devo cambiare qualcosa nel processo che ho seguito. E questo per me è vivere in beta permanente. Non significa riuscire sempre, ma sapere che fare errori non solo è concesso, ma è necessario per migliorarci e cambiare. Per me è un vero sollievo. E allora, solleviamoci a vicenda nei commenti qui sotto al video. Se anche tu sei pronta ad abbracciare un nuovo mindset, condividi con me la frase "sono in beta permanente" e sono pronta. Imparare a vivere in beta è un viaggio che dura una vita e questo è il nostro primo step. Prima di lasciarti, sono entusiasta di annunciarti, se ancora non l'avessi fatto, che il mio primo libro Insicure di successo è già prenotabile online dal link che vedi qui sotto e sarà disponibile in libreria a partire dal 24 settembre 2019. Insieme impareremo a valorizzare i nostri dubbi, le nostre debolezze e anche a riformulare i fallimenti trasformandoli in opportunità. Scopriremo una forza che non pensavamo di avere affatto. In altre parole, ribalteremo la solita prospettiva e scopriremo che abbiamo già tutto quello che ci serve e che è il momento di definirci non in base al risultato che otteniamo, ma in base al nostro coraggio di riprovarci ogni singolo giorno, un passo alla volta.